Mostra collettiva di artisti friulani a Tricesimo presso i glicini siamo proprio sotto il municipio ed è proprio il comune di Tricesimo che firma questa iniziativa. Sono con il sindaco Baiutti, grazie per l'adesione a questo progetto culturale. Il Comune di Tricesimo è sempre sensibile all'arte figurativa. Ma sì, perché sostanzialmente Tricesimo è un po' un polo, ecco, diciamo così, accanto a Tarcento delle realtà nord di Udine che hanno sempre ospitato, organizzato eh, iniziative nel settore artistico delle arti figurative. Io ringrazio l'amico Vito Sutto per averci dato questa opportunità, così come ringrazio il vicepresidente del Consiglio regionale Pari De Carnieluti, che oggi è intervenuto alla vernice di questa mostra che si tiene appunto in locale, che sono oltretutto di proprietà comunale e che diciamo così, seppur sacrificati, consentono eh, con una forte fruibilità degli spazi perché appunto sono collegati anche ad un'attività di pubblico esercizio. Quindi mh, grazie ancora ai promotori, un saluto caloroso agli artisti e ovviamente eh, come ho detto prima c'è ecco, la volontà da parte del Consiglio comunale di Tricesimo e del Comune di ospitare ulteriormente iniziative di questo tipo in questo e in altri spazi a disposizione del Comune. Chiamato in causa dal sindaco di Tricesimo Baiutti, anche il vicepresidente del Consiglio regionale Pari dei Carnierutti, anche il Consiglio regionale firma questa iniziativa. Ci riprendiamo nell'ambito di quella riflessione che potremmo fare relativamente agli spazi della regione Friuli Venezia Giulia, Piazza Oberland, Trieste e altri spazi. Ci sono in prospettiva delle possibilità di offrire questi spazi agli artisti, signor Vicepresidente? L'abbiamo fatto in parte quando abbiamo ospitato tantissime mostre nell'ambito di Piazza Oberdam dove c'è la sede del Consiglio regionale a Trieste, però l'idea è quella di ampliare gli spazi anche di edifici che in questo momento sono destinati ad altre cose ma che posso, nella razionalizzazione possono liberare spazi anche in centro delle città perché vogliamo che gli artisti dialoghino di più con la popolazione, la popolazione dialoghi con gli artisti, credo che da questo possa nascere una vicenda culturale che manca un po' oggi e che deve essere potenziata. Personalmente lei gradisce di più il figurativo o all'astratismo? Ma io non ho delle preferenze specifiche perché ritengo che l'arte sia universale. Allora molto spesso anche davanti all'astratto uno vede magari cose e si rispecchia. Il quadro è sempre uno specchio e una finestra che ti mette in comunicazione con l'arte, con, con il linguaggio dell'artista e molto spesso riesci a dialogare tu stesso con, con il quadro. Ovviamente il figurativo è più facile da, da fruire, però non disdegno nemmeno l'astratto. L'arte è una finestra, ha detto Pari De e le finestre esistenziali di Enrico Marras sono una parte di questa mostra? Che cosa significano queste finestre esistenziali che tu proponi? Sono una sorta di esplorazione dell'interiorità. Ho sempre cercato di collocare queste finestre astratte in contrapposizione con la parte esterna del, dell'impatto cromatico che do con le mie opere per creare questa sorta di contraddizione, eh, di un'esistenza diciamo, di un che può apparire a volte normale ma normale non è perché siamo degli esseri, degli esseri umani che vivono in un contesto variegato, variegato eh, come sensibilità artistica ma come sensibilità umana. E allora ho sempre cercato di rispecchiarmi in queste opere, eh, creando una connotazione di profondità interiore. In questa mostra ai glicidi ci sono anche le finestre, eh, rimaniamo così tra virgolette, di Alessandra Candriella e di Alida Puppo. E eh, di Alida Puppo io vorrei che ci parlasse tu Enrico. Beh, Alida Puppo è mia madre, sovente poniamo Insieme, mia madre ha una caratteristica, crea su materiali riciclati. Ogni tipo di materiale, damigiane, manichini, ante come in questa mostra, ante di armadi o di armadietti, vengono riciclate e prendono una nuova forma. Una forma eh, un, con un cromatismo acceso e praticamente non si riesce quasi a a comprendere da dove derivino queste forme, tanta è la, diciamo, la maestria dell'artista, io sono di parte ovviamente, sono il figlio, ma sono opere di un, di un notevole impatto visivo che si caratterizzano con questa riscoperta del materiale che solitamente depositiamo come rifiuto, ma che rifiuto alla fine non è. Anche Ivan Butazzoni è uno degli autori presenti qui ai Glicini di Tricesimo, la sua mostra e la mostra di tutti gli altri per un mese a partire da oggi e Ivan Buttazzoni si distingue per un disegno particolarmente forte, incisivo, sensibile e per una tematica della quale lui ci parla, anche questa di natura esistenziale e un po' misterica. Buongiorno a tutti, sono Ivan Buttazzoni, ho presentato a questa mostra due disegni, rappresentano un fauno e una fata, sono spiriti della natura e volevo dare una visione mistica di questa primavera e per questo ho scelto questa tematica. Alessandra Candriella è stata selezionata dal gruppo di lavoro di Vittorio Sgarbi. E le chiediamo con che criterio ecco, è stata chiamata a partecipare a questa assise dell'arte assolutamente significativa. E io dico che semplicemente è un anno per me molto felice perché sono stata selezionata addirittura per la pro biennale del professor Vittorio Sgarbi che verrà fatta a Venezia l'8 maggio e io sono invitatissima, è stata scelta e selezionata. Il criterio della mia scelta è perché ho mandato un quadro a New York due mesi fa. Il quadro è piaciuto tanto e quindi sono stata chiamata per questa selezione. Perciò io sono felicissima e molto contenta anche di essere qua. Il mio genere è astratto, però ho fatto anche delle nature come questo quadro che si vede dietro di me e questo è grado ad esempio e dentro invece ci sono gli ombrelloni di Lignano. Però il mio amore rimangono sempre gli astratti con cui ho avuto grande successo. In questa mostra ancora Flora Balzani che ci offre un mondo di luci e di colori eh, con una fragranza luminosa eh, che irrompe nella tela. Eh, Claudia Bari, in Arte Noel, che si propone con un'articolata armonica grafia, il cui contenuto è costituito da una pienezza cromatica. Vorrei ancora ricordare Maria Chani-Seren nella sua opera sintetizza in un confronto segnico-cromatico di viva eleganza le caratteristiche tutte diverse di ogni essere umano che concorrono come in un mosaico a costituire un'unica essenza. E poi ancora Paola Bega che interpreta nei suoi quadri un dolce richiamo figurativo, spesso rileggendo il suo territorio che è quello della bassa friulana. Paola Bega rappresenta soprattutto il territorio della bassa friulana, ma non soltanto quello. La sua è una pittura... Solare. Eh, mi, mi piacciono i paesaggi, mi piace l'acqua, il cielo e soprattutto dipingo quello che sento, eh, dipingo i miei sogni. Eh, ho sempre sentito l'arte fin da bambina e dopo la scuola, aver fatto parecchi anni di scuola di disegno, mi sono avvicinata alla pittura ad olio, dipingendo. Eh, tutto ciò che mi circonda. Ecco questa è la mostra, quindi questi sono i quadri, le immagini ci fanno vedere questo mondo degli artisti che è un mondo fortemente legato al colore e al segno. Eh, invitiamo a visitare questa mostra, è una mostra che si tiene a Tricesimo, come abbiamo già detto, ai Glicini spazi del comune di Tricesimo Stessi.